Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, il Sol e le altre stelle. Questo video, in un certo senso, è il completamento del video immediatamente precedente, intitolato Signore, virgola, ci segua, perché sono arrivate tanti bei commenti, ai quali commenti non voglio rispondere come si suol fare, no? Con pochi, no? I commenti meritano un ulteriore video, no? Sapete? Si chiama TV on demand, no? È tutto interattivo qua, sul web, è tutto interattivo. Uno fa un video, poi chi lo guarda ti fa un commento, positivo o negativo, non ha importanza, E si fa un altro video e così all'infinito. Tutto ciò per me è molto bello. In forma preliminare, cari amici, però io devo di nuovo scusarmi con tutti coloro che mi hanno dedicato tantissimi video per il mio 70° compleanno. Scusate, ancora li sto vedendo con molto ritardo, scusatemi. Ne ho visto uno che non avevo visto prima, di Optimus 83 Ion, un nuovo video molto bello, non l'avevo visto prima, l'ho messo in una delle playlist. Poi ho visto anche un simpatico ragazzo che ha fatto un video dicendo andare a scuola imparare l'inglese con Serafino Mossoli. Io non lo so come abbia fatto questo ragazzo a pescare da questo saccheggiato canale i miei antichi video in America Barbaric Language, video che sono diventati, perdonatemi se lo dico, dei veri e propri culti nella West Coast, dove li ha diffusi tra la gioventù californiana la televisione live video. E ancora mi scrivono questi giovani, perché a loro è piaciuto tanto sentire un italiano che ha fatto la campagna elettorale americana per Barack Obama, e questa campagna elettorale l'ha fatta dall'Italia parlando in American Barbaric Language, dicendo tante cose belle per far vincere Barack Obama, dicendo per esempio che la campagna militare contro l'Afghanistan, il Pakistan, contro i terroristi, eccetera, la si poteva vincere in un modo migliore, mandando sulle montagne laggiù, dove c'è Bin Laden, mandando un'armata di 300.000-400.000 belle ragazze californiane, tutte vergini, là nelle vallate, e così tutti i talebani, tutti sarebbero saltati fuori dai loro nascondigli come le mosche vanno sul miele, e si sarebbero sposati con queste belle ragazze californiane, che devono essere belle da morire queste ragazze qua, che io me le vedo lì sul sito di questa televisione californiana che si chiama Live Video. E questi ragazzi che diventano matti perché io avevo detto che Barack Obama avrebbe vinto la campagna elettorale, avrebbe conquistato la White House, se avesse promesso ai suoi elettori che avrebbe portato alla White House, una volta insediatosi come presidente, avrebbe portato come stagista o come intern la santa, l'angelo Paris Hilton, perché Paris Hilton è molto 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 più brava a fare certe cose della Monica Lewinsky. E così questi giovani che diventano matti perché se dicono noi ragazze californiane che abbiamo in mano il potere di dare la pace al mondo, andiamo là a sacrificarci con i talebani, niente più militari, niente che vengono tutti là massacrati là in quelle vallate, ma ci andiamo noi belle, che siamo belle noi californiane. Beh, allora questo ha tirato fuori i miei antichi video e ha detto andate a scuola, cioè andiamo a imparare l'inglese con Serafino Massoni. Ovviamente si va a imparare un inglese barbarico, come era barbarico il latino che veniva pronunciato dai barbari, parlavano
un latino barbarico, anche se i barbari poi entravano come si arruolavano nelle legioni romane, però mica parlavano la lingua dei ciceroni, no, parlavano una lingua latina barbarica, ma si facevano capire lo stesso. Però, va bene, allora io devo ringraziare, perdonatemi, 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 va bene? Piano piano riscopro tutti i vostri video, piano piano riscopro, perdonatemi, vi prego di perdonarmi. Ogni tanto ne scopro uno e ci sto lì estasiato a guardarmelo almeno per un'ora. Allora, mi giungono al precedente video, signore, ci segua, che vorrei, la frase è chiara, no? Signore, ci segua, è un video che io ho dedicato a dei fatti che sono capitati ad alcuni personaggi italiani che si dedicavano al traffico degli schiavi e sono stati coinvolti pure degli abitanti del mio paesello di Volta Mantovana, e nei bar se ne parla, lì no, se ne parla, e così nei bar anche della piazza Massoni, piazza virtuale, io dicevo che i carabinieri sono tanto gentili, perché quando vengono in casa tua alle 2, alle 3 di notte, e non è, ti dicono semplicemente una frase tanto gentile, perché con la gentilezza si ottiene tutto a questo mondo, ti dicono, signore, e ci segua, e uno come fa a non ubbidire una frase detta con tanta gentilezza e col sorriso sulle labbra? Signore, ci segua, perché questi vengono portati nelle patrie galere. Qualcuno qua mi fa osservare, ma come fa? Perché poi, siccome le patrie galere sono tanto strette, ormai sono sovraffollate, io ho detto che arma dei carabinieri, ma ogni tanto chiudo un occhio, perché sennò qua ci tocca, e il governo ci fa pagare più tasse per costruire le nuove carceri. Qualcuno mi dice che nelle carceri però si viene massacrati. Sì, può capitare che si venga massacrati nelle carceri, e sono una orribile invenzione patriarcale, ma a quanto pare sono necessarie, perché ci sono sempre state. Non è che scusatemi la battuta o sbattuta, non è che l'ha inventata il governo Berlusconi le carceri, sapete cari amici, le carceri ci sono sempre state. Da che patriarcato? Il patriarcato, le carceri ci sono sempre state? Sempre state, perché la roba altrui è tanto bella, la roba altrui, e ci viene la voglia di derubarla, la roba altrui, e non dipende dal governo Berlusconi, non dipende dai, no, le carceri ci sono sempre state. Pensate che anticamente si chiamavano galeotti, perché li mettevano non in carcere, li mettevano nelle galee, e facevano i rematori. Che poi c'erano i tamburi, no? A seconda della velocità che si voleva dare alle navi, i tamburi diventavano sempre più pressanti, nelle battaglie, perché allora non c'era la benzina, c'era l'energia dei muscoli umani, no? E li utilizzavano là, e adesso staranno meglio, che bisogna conoscere la storia, cari amici, bisogna conoscere la storia, si stava molto meglio, i carcerati stavano molto meglio una volta di adesso era colazione, pranzo, cena, vitto, alloggio, non devono pagare bollette, scusatemi, abbiate pazienza, una volta stavano in miniera, lavoravano in miniera e senza diritti sindacali, una volta i carcerati nelle miniere li facevano lavorare senza diritti sindacali, oppure sulle navi, sempre lì legati ai remi. Andiamo, un progresso è stato fatto, bisogna conoscere la storia per valutare i fatti, capito? Allora questo simpatico dice, sì, ecco, poi dice Biogiant 22, e bravo Serafino, adesso c'hai pure il link sponsorizzato per i tuoi libri, sei a cavallo adesso veramente. Ma caro, io non l'ho mica visto, io ho detto il link sponsorizzato, ma io sono andato a vederlo il coso lì, come si chiama, la mia homepage, io non ho visto nessun link. Certo, tu, voi giovani, sapete navigare meglio di me. Io non l'ho visto il link sponsorizzato. Se c'è, sono contento. Di certo non ce l'ho messo io, perché io non sono capace, ma se c'è, sono contento. Che vi devo dire? Che non sono contento? È tutto qua il succo del discorso che adesso vi faccio, cari amici. È tutto qua, perché adesso vediamo cosa succede. Io ho il link sponsorizzato? E chi me l'ha messo? Io no di certo, perché non sono capace di mettermi i link sponsorizzati. Sinora ho visto la pubblicità che ci ha messo YouTube su questo canale depredato 15-20 giorni fa. Mi pare
e mi scuso se sbaglio, di aver fatto tempo fa un discorso col professor Tommaso Gastaldi, il professor Tommaso Gastaldi, il quale, mi scuso professor Tommaso Gastaldi se mi sbaglio, e mi scuso, ma io non ricordo di averne mai parlato con nessuno, no? Ho parlato con qualcuno, mi pare che questo fosse il professor Tommaso Gastaldi, che parlava appunto che il canale che veniva ricostruito poteva avere anche un link sponsorizzato. Poi io mi sono pure dimenticato di questa faccenda, adesso mi salta fuori, questa mattina leggo qua Biogiant, bellissimo, grazie Biogiant 22, e bravo Serafino, adesso c'hai pure il link sponsorizzato per i tuoi libri, sei a cavallo adesso, veramente, caro, ti do la mia parola d'onore, che io non ne sapevo nulla di questo link sponsorizzato. Forse ne aveva parlato 15-20 giorni fa, nella fase iniziale della ricostruzione di questo onorato canale, forse ne ho parlato con il professor Tommaso Gastaldi, il quale ne avrà parlato con i giovani che operano nella sua equipe universitaria e avranno messo questo link sponsorizzato. Può anche darsi che è una cosa recente, perché è la prima volta che uno mi informa che c'è un link sponsorizzato, dice, per i tuoi libri. La prima volta che io lo sento questo, e lo sento oggi cos'è? Oggi è giovedì, che so, 10-11 febbraio 2010, io non l'avevo mai sentito prima, quindi questa operazione, se è stata fatta, è un'operazione recente, non lo so, e poi non sono neanche stato capace di vederlo questo link sponsorizzato per i miei libri, che è una cosa bella, sono molto contento tra l'altro, I libri, è sponsorizzato per i miei libri, proprietà privata. Cari, ma io quante volte ho fatto, ma quanti video ho fatto sulle questioni editoriali? Vi ho detto che gli autori non prendono quasi nulla, gli autori. Quando va bene prendono le briciole, quando va bene, quando va male non prendono manco una lira. Quindi se c'è questo link sponsorizzato, puoi stare tranquillo, caro amico, che se si vendono più libri, i soldi se li prende la casa editrice. E chi mi conosce da tanto tempo sa bene le mie vicende editoriali, no? Che io ho fatto un video dicendo, ma casa editrice pagami, no? C'è scritto nel contratto che mi devi pagare, no? E no, fanno orecchie da mercante, fanno, non pagano. E voi fate una telefonata allo scrittore Aldo Busi, che abita in un paese qua vicino a Volta Mantovana, nel Bresciano però. Ditegli, Aldo Busi, senti Aldo Busi, tu che sei uno scrittore tanto importante, ma è vero quello che dice Serafino Massoni, e cioè che tu, Aldo Busi, alcuni anni fa, 8-10 anni fa, avresti dichiarato pubblicamente che la casa editrice Adelphi ti dà la fama, ma non ti dà manco un quattrino, perché Aldo Busi pubblicò forse il suo primo romanzo, ma uno dei romanzi più belli che lui abbia pubblicato, che tra l'altro è un romanzo di fama europea e mondiale, intitolato Seminario per la gioventù. Egli mi pare che vi abbia dedicato 15 o 16 anni per scriverlo, e sembra che ne abbia fatto 10 o 15 stesure, Aldo Busi. E poi io so che Aldo Busi, ora non ho più la documentazione, ma so che Aldo Busi dichiarò una volta in un giornale o in una televisione che la casa editrice Adelphi, che è la Edelweiss dell'editoria italiana, ti dà la fama, ma non ti dà manco il becco di un quattrino. E così, ecco, allora i link sponsorizzati, caro, non si guadagna, caro, facendo lo scrittore, tranne rari casi, non si vive facendo lo scrittore. Tu puoi vivere lavorando duramente, e poi a tempo perso scrivi dei romanzi, però non devi andare alle Maldive, non devi andare alle Seychelles, non devi andare a sciare in montagna, non so se ci siamo capiti. Poi devi dormire di meno di notte per scrivere di notte, perché di giorno devi lavorare. Sono pochissimi quelli che si possono permettere di vivere facendo esclusivamente gli scrittori, pochissimi, credetemi, sono, anche lì ci sono colpi di fortuna. Poi entriamo nel cuore, e dice Mocco 1987, dice, ma proprio lei professore che ha subito il furto di un
sito Chanel su YouTube chiede di chiudere un occhio alla legge davanti ai ladri? Ma che è questa storia Mokoto 1983? Come dire, perché nel video, signore ci segua, io dico i carabinieri, appunto, insomma, calmiamoci, arma dei carabinieri, se non c'è più posto nelle carceri, no? Ci tocca pagare tasse per costruirne di nuove. Ma che è sta storia? Beh, cosa dovevo dire? Se mettiamo tutti i ladri in galera, non ci resta più nessuno in circolazione. Cari. Vabbè. Poi c'è Correzzo City che dice in risposta a Mokoto 1987, che, ma cos'è questa storia? Condivido il tuo dubbio e aggiungo che tutto questo sembra, e ripeto sembra stampatello, sia stata un'operazione pubblicitaria. Bellissimo, caro amico, che bello, caro amico, Correzzo City, ma che bello, pubblicitaria. E Serafino stesso in un video ringrazia i marchettari anime morte per la pubblicità che gli hanno fatto, per cui da un lato possono essere perdonate ste anime morte, eccetera, eccetera. Ma no, caro amico, io una mattina mi sono svegliato, che era, mi pare, il 18, il 19, il 20 gennaio, e ho trovato il mio canale sparito nel nulla. È così, il mio canale era sparito nel nulla. Dovrei avere, sì, una gran bella, cioè, come ho fatto io a farlo sparire? Mi sarete messo d'accordo con qualcuno per farlo sparire? No, cari, dai, lasciamo perdere. È bello però questa idea che si tratti di un'operazione pubblicitaria, eh? Mi vedo che la fantasia dei miei amici si arricchisce. Qua ci si potrebbe scrivere proprio addirittura un giallo, una spy story su questa faccenda qua. Però arriviamo al punto per cui ho deciso di fare questo video, Il Sole e le altre stelle, perché Kid Calabria mi fa una osservazione molto puntuale. Siccome nel video intitolato Signore ci segua io avevo parlato della proprietà privata e del fatto che da quando è nata la proprietà privata non è l'amore che muove il mondo, no? Lo diceva, mi pare, Tito Lucrezio Caro nel suo De Rerum Natura, proprio all'inizio dice: salve Venere, salve amore, tu che muovi tutte le cose, eccetera, eccetera, eccetera. Lo disse Dante, l'amore che muove il sole e le altre stelle. Io dissi che era il denaro. Allora, l'obiezione è questa, caro amico Kid Calabria, l'hai formulata in una maniera molto cortese ed educata, questa tua obiezione, vedo anche il tuo, diciamo, anche un disappunto, ci sei rimasto male nel fatto che Serafino Massoni abbia detto tutto ciò che muove il sole e le altre stelle, tutto ciò che muove anche l'universo umano è il Dio Quattrino. E scrive Kid Calabria: dunque Dante aveva torto? Non è l'amore il principio alla base dell'universo, ma il denaro? La musica delle sfere di Pitagora non era prodotto dal nous creatore, ma da monete? Buddha, Gesù, Platone, Kant, Beethoven, Shakespeare, Edgar Allan Poe, eccetera, hanno fatto tutto solo per i soldi? Visto che non ne hanno fatti molti, devono essere stati tutti dei gran falliti. Professore, stavolta la sua analisi mi sembra un po' riduttiva e quella sull'anarchia da persona malinformata. Ci ripensi. Allora, io mi sarei potuto limitare a scrivere una risposta al commento, ma non mi è sembrato educato, perché questo commento al video Signore ci segua, questo commento di Kid Calabria è un commento molto intelligente che merita una risposta più ampia, e io questa risposta più ampia la metto in questo nuovo video Il Sole e le altre stelle, che quindi vale sia per Kid Calabria e che per tutti coloro che mi seguono. Allora, vediamo un po'.
Serafino Massoni ha affermato che, ma in tanti, diciamo che, come si dice, è il filo conduttore di questo canale da quando è nato ad oggi, il filo conduttore, perché questo canale tra l'altro si basa su questo romanzo, la cui scrittura è stata per me assai dolorosa, perché ho dovuto fare una vera e propria torsione, una torsione intellettuale, cioè penetrare da questo mondo che ha questo nostro mondo in cui viviamo, patriarcale, che ha determinate categorie concettuali, cercare di penetrare in un mondo precedente e scomparso, che non avendo la proprietà privata aveva anche un tipo diverso di categorie concettuali, perché l'invenzione della moneta, insomma della proprietà privata, è mica stata una cosa da niente, ha modificato anche il nostro cervello, cari amici. Vabbè. Allora, quando io dico il quattrino, il denaro, pecunia, non ho letto, non puzza, è molto più profumato il denaro dell'amore, cari amici, è molto più profumato, cari, sapeste qual è il profumo del denaro, altro che il profumo del mosto selvatico, non so che altro dire. E quando io parlo che ciò che muove il sole e le altre stelle non è l'amore ma è il denaro, io uso un simbolo, faccio una metafora, perché come della divinità patriarcale all'inizio in Egitto con Amenofi IV, Akhenaton e via di seguito, la divinità patriarcale era rappresentata dal sole, non era il sole, diceva il faraone, il dio unico universale, non era il sole, ma era rappresentato, simboleggiato dal sole. Il sole altro non era che un simbolo di questa nuova divinità patriarcale che spodestava tutte le precedenti divinità politeistiche, che erano un po' matriarcali, un po' patriarcali. Le spodestava tutte, era un simbolo. Così io, quando io parlo che è il denaro quella forza che muove il sole e altre stelle, non dico mica semplicemente la moneta sonante o le banconote, esse altro non sono che una rappresentazione visibile o un simbolo di una nuova mentalità, di un nuovo procedere categoriale che si è venuto a creare proprio con la scoperta della proprietà privata. Non so se mi spiego, Kit Calabria. La moneta, il desiderio della moneta, rappresenta un nuovo modo di ragionare, e questo nuovo modo di ragionare, non la moneta in quanto simbolo, è questo nuovo modo di ragionare patriarcale che è la forza che muove il sole e le altre stelle. E qual è questo nuovo modo di ragionare patriarcale? Vediamo di procedere, perché stiamo inoltrandosi in quella che Shakespeare ha chiamato la terra sconosciuta dalla quale mai nessuno è tornato. Oppure stiamo inoltrandoci nella giungla, nella savana, nella foresta vergine, e non ci sono stati già tracciati dei tragitti in quella direzione. E tutto nasce quando si scopre la distinzione tra il tuo e il mio. Cioè, questa distinzione tra il tuo e il mio non è una banalità grammaticale, no? La grammatica mio, tuo, suo, nostro, vostro, esso. No. Quando nasce la distinzione tra il mio e il tuo, si dissolve la solidarietà del genere umano. Perché originariamente, mancando la proprietà privata, c'era l'uso delle cose, non la proprietà delle cose, l'uso delle cose, le cose, i beni, che so, gli attrezzi, erano affidati alla comunità. E non c'era la proprietà privata. Anche il modo di ragionare in un contesto privo di proprietà privata, le categorie concettuali di una società priva della proprietà privata sono diverse dalle categorie concettuali plasmate da una società che si basa sulla proprietà privata e da tutto quello che da essa deriva. Provate a immaginare voi il Decalogo, i 10 comandamenti. Provate a immaginare che in una società priva di proprietà privata i 10 comandamenti non potevano nascere.
io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Vuol dire, io sono tuo marito, tu non avrai altro uomo al di fuori di me. Poi, salto, onora il padre e la madre, ma non c'è onora il figlio e la figlia. E poi, non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. Questo è, anche i 10 comandamenti, sono un esempio di come si trasforma il modo di ragionare dell'umanità. Viene spezzata la solidarietà universale che lega tutti gli individui, li lega tutti, in un universo in cui non c'è la distinzione tra il tuo e il mio, si potrebbe dire che tutto è a disposizione di tutti, anche se quel tutto è poca roba, perché non c'era mica il sistema produttivo di oggi, ma anche se quel tutto era poca roba, il tutto era a disposizione di tutti. Questa distinzione tra il tuo e il mio genera un nuovo modo di ragionare che ti porta alla costruzione di religioni basate sul dominio, sull'espansionismo, perché religioni come quella ebraica, Yahweh, che è il Dio delle guerre, religioni come quella dei figli di Yahweh, Cristo e Allah, sono religioni basate sul dominio, sull'espansione. E non è un caso che, l'ho già detto tante volte, che queste religioni, che sembrano nel loro messaggio apparentemente neutrali, non abbiano fatto altro che dominare il pianeta Terra, perché oggi siamo 6 miliardi di abitanti, forse 4 miliardi e mezzo, 5 miliardi, sono in mano al dominio dei grandi dei monoteisti, Yahweh, Cristo, cristianesimo, Allah, islamismo. È tutto un modo di ragionare nuovo, la stessa scienza, la stessa costruzione filosofiche e scientifiche si basano sul dominio. Quando nasce la proprietà privata, viene cancellato il precedente modo di ragionare, è basato sulla solidarietà sociale. È lo stesso modo di procedere della scienza, si basa sul dominio. Come sul dominio si basano queste religioni, che sono fatte per dominare, io porto la mia verità, la porto verso di te, e se tu non accetti ti massacro. Ecco dov'è il cambiamento, caro amico e Kit Calabria. La moneta, quando io dico che è la moneta, allora tu mi fai l'esempio, ma Dante, Buddha, e vi di seguito. Ma che cosa vuol dire? Tante volte ho detto che l'unico modo, non c'è mica un solo modo. Quando nasce questa mentalità che separa il tuo dal mio, nasce anche un nuovo modo di essere compensati, che non è solo quello della moneta. La moneta si può dire che arriva per ultimo. Ho già detto che la proprietà privata, nella sua essenza originaria, nasce quando il padre rivendica la paternità di un certo figlio, e quel certo figlio mica è moneta, è un progetto di immortalità. La stessa maniera, quello che producono queste grandi menti patriarcali, Dante, Buddha, Gesù, Platone, Kant, Beethoven, queste grandi menti hanno agito sulla base della dimensione patriarcale di quella proprietà privata che è l'io, io e tu. E sulla base di questa distinzione tra il mio e il tuo e me e te, nasce anche il progetto dell'immortalità, che la si consegue l'immortalità o tramite la strada della ricchezza, l'arricchimento brutale, quello brutale delle monete, o tramite l'arricchimento di una conoscenza che però io rivendico la paternità. Io, Dante Alighieri, rivendico la paternità sulla Divina Commedia. Io, Pitagora, rivendico la paternità sulla Cosa tra l'Italia. Io, Platone, rivendico la paternità. Cioè, anche qua cessa il concetto di solidarietà
all'interno degli individui e scatta il concetto della proprietà a tutti i livelli. La proprietà privata al livello di moneta è il livello più basso e più semplice, più brutale di arricchimento individuale. Ci sono forme di arricchimento individuale che prescindono dalla moneta, ma sempre arricchimento dell'io, dell'io nei confronti del tuo. Ci ho detto tante volte che se la sinistra in Italia si è sfasciata è perché tanti capi della sinistra volevano arricchirsi anche loro, non di monete d'oro, ma di potere, di individuo. Volevano, eccolo qua, il narcisismo, voler fondare un proprio partitino di quattro gatti, ma di essere i leader. Perché si è sfasciato il popolo della sinistra? Mille partitini piccoli, perché ciascuno rivendicava la proprietà privata narcisistica di quella creatura che è quel partitino, quindi indifferente al concetto della solidarietà. Allora, caro amico Kid Calabria, io so che tu sei una persona di elevato sentire e anche di tante competenze culturali in vari campi, lo so bene questo, però è questo che voleva dire Serafino Massoni. Quando Serafino Massoni diceva che ciò che muove il sole e le altre stelle non è l'amore, ma è la proprietà privata, voleva dire questo. Perché con la scoperta della proprietà privata, la cui prima manifestazione è stata la rivendicazione della paternità da parte degli uomini nei confronti dei figli, nasce un nuovo modo di ragionare. Certo, questo nuovo modo di ragionare non si è mica realizzato in 448, ci sono secoli, si è arrivati alla raffinata metafisica del dominio di Platone e di Aristotele e Buddha. Ma Buddha ha cercato di depatriarcalizzarsi, Buddha, anche Gesù ha cercato di depatriarcalizzarsi. Non è mica facile elaborare un pensiero come quello del Buddha, passare dal condizionato patriarcale al decondizionato, non è facile. Poi idem Gesù, anche io qua vi sto parlando di cercare un decondizionamento patriarcale, non è facile, ma già l'importante è capire che noi abbiamo un condizionamento patriarcale. E sempre questo mio discorso rientra sempre nella finalità di rendere il patriarcato meno doloroso, di cercare di vivere in patriarcato soffrendo il meno possibile, renderci conto di questi condizionamenti, anche per poter sorridere di più agli altri, capire che gli altri se ci fanno un torto o altro, probabilmente è perché hanno subito il condizionamento patriarcale, cioè capire gli altri, cercare di capire. Allora, e concludendo questo lungo discorso, quando dico che ciò che muove il sole e le altre stelle non è l'amore, ma il denaro, io intendo il denaro come simbolo, espressione di categorie concettuali che sono lentamente sviluppate all'interno dell'universo patriarcale, categorie concettuali sulla base delle quali noi non possiamo più stare al di fuori della logica del dominio, una logica del dominio che viene perpetuata non solo con la spada o con le monete d'oro, ma anche con la creazione di tanti partitini. Infinite sono le strade del dominio, va bene cari amici? La logica del dominio è la logica patriarcale, ed è la logica patriarcale basata sulla proprietà privata che muove il sole e le altre stelle. Non è la moneta, sono tante le forme di moneta che ci sono nel mondo patriarcale, cari amici. Va bene, cari amici, perdonate se dico qualcosa che vi può deludere, perdonatemi tanto, ancora mi perdonino tutti coloro che mi inviano tanti messaggi ai quali non faccio tempo a rispondere, va bene? Cercherò con calma. Va bene, cari amici, vi ringrazio tanto se mi avete seguito, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.